Questo nuovo libro, L'ultima fatica di Eugenio Benetazzo, Crisi infinita, eravamo poveri, torneremo poveri. Ultimi due capitoli, mollo tutto e vado all'estero. E The Fucking Country, qual è il fucking country? Modo elegante per definire il nostro paese. Sarebbe il nostro, diciamo. Sì, Italia. Voglio fare un excursus per provare a condensare alcuni pensieri che avete espresso tutti quanti voi e che noi operatori finanziari ci chiediamo da svariati mesi: come mai in Italia non è ancora il governo attuale, anche quelli precedenti, non hanno ancora attuato un dispositivo di legge per l'emersione dei capitali occulti? Cioè, riceviamo istanze di continuo dalla Svizzera affinché l'Italia apra le porte e finalmente consenta il flusso di informazioni tra autorità fiscale italiana e istituzioni finanziarie elvetiche, eppure in Italia si continua a temporeggiare, sapendo che la stima è di 180-200 miliardi che potrebbero essere recuperati. Una delle prime ipotesi che in maniera elegante, diplomatica, ogni tanto si tira fuori, si snocciola, è proprio il fatto che la classe politica italiana attuale e pregressa ha in gestione, in giacenza, disponibilità consistenti che far emergere li metterebbe non poco in difficoltà. Questo è una parentesi per trasmettere, insomma, una lettura su quello che potrebbe essere la motivazione per cui in Italia non si vuole, nessuno vuol spingere a premere il pulsante e dire vabbè, creiamo il meccanismo per farli rientrare, e sarebbe anche un toccasana per il paese. Prima il nostro ospite ha detto che l'Italia sicuramente ce la farà, perché l'Italia ha capacità produttiva, ingegno, fantasia e così via discorrendo. Sì, Franco Vesco. Una volta, tanti anni fa, nell'ultimo biennio, noi stiamo assistendo ad una opera di penetrazione da parte di fondi sovrani e autorità di investimento internazionale, a cominciare dall'Asia, passando per il Medio Oriente, che stanno a colpi di milioni di euro comprando non le aziende italiane, il meglio delle aziende italiane, ed è diverso questo, e sono qualche centinaio i marchi, i brand, quelle che hanno sviluppato un know-how che è praticamente ineguagliabile, ma il rimanente della prateria italiana, che sono piccole e medie imprese, di certo non riescono a ricevere iniezioni di capitali da parte di fondi sovrani, società di capital venture, merchant bank e così via discorrendo. L'Italia purtroppo non è solo queste grandi aziende che vengono acquistate, che vanno dall'alimentare al tessile, alla meccanica di precisione, fino ad arrivare a tutti i settori del leisure e del luxury, quindi il piacere e il lusso, ma sono anche la piccola azienda di carpenteria metallica in provincia di Vicenza, quella che si occupa... È l'indotto di quelle aziende Non penso proprio che sia l'indotto. Mi concedi 30 secondi? Sì, finisco, poi vi passo. Quindi l'Italia non si può pensare di salvare per questa ragione, perché queste aziende vengono vendute solitamente per ragioni di o incapacità di... passaggio generazionale, che cosa vuol dire? Vero. Imprenditore storico sa che i figli sono dei scapestrati o c'è rivalità in famiglia, quindi piuttosto che vedersi l'azienda che si smembrerà negli anni a venire, dice bene, la do in mano ad un azionista forte e lascio ai miei figli una posizione strategica. C'era così anche alla Luxottica? Esatto. Secondo, e questo è determinante poi per capire l'outlook complessivo, se dovessi fare una foto, un'istantanea, sull'Italia, per farla rappresentare, farla vedere a tutti quanti nel mondo, userei due foto. Una, prenderei un primo piano di un immigrato, anzi di un clandestino che arriva e sbarca a Lampedusa, e scriverei import,
E poi prenderei la foto di un laureato italiano con il massimo dei voti e scriverei export. Questa è la sintesi estrema, fotografia macro e socio-economica dell'Italia. Cioè noi esportiamo le migliori menti che creano occupazione, risorse, sviluppo, ricerca, e importiamo invece che cosa? Quelli che sono privi di risorse, capacità, capitali e così via discorrendo. Un paese che ha questo tipo di output non va da nessuna parte, ha il cerino in mano e aspetta che si esaurisca. Quando si è esaurito, poi andremo, ci incanaleremo in quello che è già stato battezzato, non da me ma da tantissimi altri economisti, quel modello ibrido, si parla per l'Italia, tra un mix greco e un mix argentino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente la popolazione potrà essere divisa in due grandi categorie. Una, la nuova aristocrazia, cioè chi è particolarmente ricco, ha disponibilità accantonate o le ha ereditate o le ha fatte, e questo purtroppo rappresenta una sottile componente demografica del paese, e poi il resto della popolazione che sarà schiacciata verso il basso a causa di stipendi e di pensioni che non potranno lievitare per ragioni in parte di competitività, in parte di tassazione, in parte stessa di sviluppo economico, che si dovrà gestire la vita e il vivere quotidiano. Chi oggi, infatti uno dei capitoli, mando un messaggio a chi è a casa, soprattutto alle mamme che hanno figli che si stanno per diplomare o che stanno facendo la quarta liceo, la quarta superiore. Non sta a spaventarle. No, dico, procuratevi il libro che ho scritto e fatelo leggere soprattutto a vostro figlio, perché chi ha 17-18 anni deve essere in grado in questo momento qua di comprendere il salto quantico che lo aspetta sul mercato del lavoro. Non sarà più la scuola o l'università tradizionale o convenzionale che gli darà la via d'uscita, l'exit strategy o la possibilità di inserirsi. Solamente con grande presunzione percorsi di formazione e preparazione cosiddetti non convenzionali vi daranno la possibilità di inserirvi e anche essere remunerati in misura significativa nel mercato del lavoro. Al di là di questo, all'estero o in Italia? Soprattutto all'estero, ma anche in Italia. Guardate, adesso ci sono solo qui nel nord-est 120.000 posti pagati da 3.000 euro in su al mese, solo che sono mestieri che non si fanno con la laurea in filosofia, psicologia, scienze della comunicazione, giurisprudenza, no, e cosa vi discorrere. Giurisprudenza. Vabbè, comunque, la peggio laurea che possiate perseguire nei prossimi anni è proprio la laurea in giurisprudenza per i vostri figli. Punti. Questo mi fa capire la trasformazione epocale. Guarda che sta dicendo la trasformazione epocale che aspetta il mercato del lavoro giovanile, soprattutto per le dinamiche che lo attendono a fronte delle nuove tecnologie che stanno emergendo. Allora, tutti toccati, poi però dopo